Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi ve l'avrei mandato su prima della live, ma non potevo non farvi vedere quello che ho trovato ragazzi su internet e che riguarda, come avete visto dal titolo, il fantasma in Clash Royale. Lo sappiamo ragazzi, con il nuovo aggiornamento di qualche giorno fa, di dicembre di quest'anno 2017, se mai qualcuno andrà a vedere questo video chissà fra quanto, è stato introdotto anche tra le due nuove carte cacciatore e scariacuccioli il fantasma. Non ci ha detto niente Supercell, ci ha voluto fare una sorpresa ed effettivamente lo è stata, perché questo fantasma ragazzi, questa nuova carta, sarà veramente veramente un punto di svolta per il gameplay di tutti i deck. Perché ragazzi, voi non lo sapete, cioè voi lo sapete, ma per chi non lo sa, il fantasma ha la particolarità di poter essere invisibile finché non attacca. Quindi vuol dire che noi possiamo giocarlo e non viene visto dalle loro truppe, non viene colpito. Quindi ad esempio, se noi giochiamo un fantasma e sopra, per dire, ci viene giocato una truppa volante, un mega sgherro, dei pipistrelli, non succede niente, il fantasma va avanti. Prima di farvi vedere ragazzi il gameplay in anteprima esclusiva del fantasma che ho pescato in giro, volevo andare con voi a dare un'occhiata alla scheda del fantasma. Come vedete ragazzi, è una leggendaria, costa 3 di Elisir, bellissimo tra le altre cose, veramente bellissima la miniatura, e dice vaga invisibile per l'arena, ma se un nemico lo spaventa, attacca e poi torna invisibile. 230 il danno ad area a livello 1, 135 il DPS, 1100 punti ferita, sono tanti per essere a livello 1, velocità a colpi 1,7 secondi, non colpisce in aria, colpisce solamente i bersagli di terra, è come velocità rapida e va una portata a mischia. Quindi ragazzi, importantissimo, colpisce a mischia, ci mette un secondo per essere schierato. Beh ragazzi, prima di andare a vedere il gameplay esclusivo solo per voi, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per questo video se vi sta piacendo e di iscrivervi al canale, condividetelo con tutti ragazzi, mi raccomando, perché qua c'è veramente da godersi lo spettacolo. Vi chiedo scusa ragazzi già in anticipo se la qualità del video non sarà la migliore che avete visto fino adesso, ma questo io l'ho fatto per voi. A vedere il gameplay. Vediamolo lì ragazzi, subito il fantasma sulla destra che entra e guardate, diventa visibile non appena va a colpire la torre avversaria. Non sappiamo quanto danno gli stia facendo, ma sembrerebbe davvero tanto e si può giocare in combo col principe nero. Qua di nuovo fantasma invisibile ragazzi, guardatelo, diventa visibile adesso contro l'orda e fa il danno a splash colpendo ben 3 scheletri alla volta. Qua lo proteggono con degli arcieri. Di nuovo il fantasma che entra ragazzi sulla torre di destra, guardatelo, aveva 2.822, è andata a 2.592, guardate come attacca, ancora pochi secondi di video, non avevo più di questo ragazzi, mamma mia, se lo lasciamo andare ragazzi, prima di morire toglie più di 1.000 danni alla torre e qua giustamente viene poi fatto esplodere. Questi ragazzi sono una manciata di secondi del gameplay del fantasma che sembrerebbe davvero essere così, e con un mese di anticipo il vostro Xuder ve lo regala proprio per voi. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qua a guardare questo video, spero che mi scaricherete una fucilata di like, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo. Ciao!